i conti con l'ambiente, qui al Palazzo Rasponi, parliamo di centri di riuso con la professoressa Alessandra Bonoli. Vogliamo introdurre un po' quelle che sono le tematiche, il fil rouge di questa mattinata, ecco, gli interventi, i contributi che i vari speaker porteranno a questa tematica che secondo me è molto interessante. Sì, è vero, è molto interessante, sta diventando sempre più stringente anche per ottemperare i desiderata della direttiva europea ultima sui rifiuti. Crediamo che il tema dell'intercettazione degli oggetti, dei beni, prima che diventino rifiuti, sia sempre più importante, proprio nell'ottica della riduzione della produzione dei rifiuti. Il centro del riuso pertanto è un qualcosa che è in via di definizione. Ci sono diverse problematiche di carattere non soltanto tecnico ma anche normativo, giuridico, di gestione, e quindi organizzare questa, chiamiamola tavola rotonda quasi più che workshop, cioè sì. Vogliamo proprio mettere in comunicazione chi del centro del riuso deve essere fruitore, deve essere gestore, deve delineare le linee guida di carattere normativo, e quindi abbiamo creduto importante invitare esperti, grandissimi esperti della nostra regione su questo tema, dall'agenzia regionale Atersir a amiche e colleghe della provincia di Ferrara che su queste tematiche già stanno studiando gli aspetti appunto normativi e gestionali, al gestore, ai diversi portatori di interesse, a chi anche come cooperative sociali si stanno indirizzando verso tematiche di questo tipo per attivare già concretamente, mettere in campo strategie per realizzare centri, perché no, anche rivolti alla creazione di posti di lavoro e di coinvolgimento, quindi, ripeto, di carattere sociale, che credo sia l'altro aspetto importante del progetto. Assolutamente sì, riteniamo che la dimensione sociale, anche per quello che è la nostra manifestazione, così rappresenta, sia un elemento da non trascurare. Ringraziamo la professoressa Bonoli, e grazie, le auguriamo buon lavoro e fare i conti con l'ambiente. Ravenna 2015.